conoscevo i familiari più stretti, cioè li conosco ancora. Che torture le facevano? Gli tiravano i denti dalla bocca e gli tagliavano i capelli, lo marchiavano sulla schiena. È entrata lei in quella casa? Sì, 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 io sono entrata in quella casa. L'ho vista con un occhio marchiato, la prima volta ho domandato che ti è successo, mi rispose Barbara, è caduta sulle scale. È entrata in casa e cosa ha visto? L'ho vista con un occhio gonfio nero, che gli scendeva ancora, cioè aveva il sangue asciutto sul viso, questo mi è rimasto impresso, che non era neanche pulita dal sangue. E l'ho domandato, ma che ti è successo? Lei mi guardò e rispose, no, è caduta sulle scale. Io. Ma Barbara ha risposto al posto di sì, sì, perché lei secondo me non aveva diritto neanche a parlare con la ragazza. E il fatto che lo privavano quasi di respirare un altro poco, perché per loro Marzia era la loro schiava, era una proprietà loro che solo loro avevano diritto su questa ragazza. Quindi l'avevano fatto il lavaggio di testa talmente forte a questa ragazza che lei aveva paura pure di guardare chi entrava in casa. Le sigarette accese, di mangiarsele perché si voleva fare un tiro di sigaretta. Io penso che Damiano pure lui è una vittima di Barbara, però fino a un certo punto, io non lo voglio difendere a Damiano, io penso che là in quella casa sono tutti vittime di Barbara, era tutto progettato per questa ragazza. Oddio, Damiano poteva dire pure di no. E se perché coinvolgere anche un figlio di 15 anni? Questo non lo so, perché secondo me a quanto è maligna tutti per uno per tutti in quella casa. Poi ce l'aveva così tanto. Dava la colpa a Marzia dalla morte del fratello Alessandro, che era il fidanzato di Marzia. E lei le attribuiva la morte a Marzia. Il fratello di Barbara fu ucciso a Napoli ed era fidanzato con Marzia. Com'era gli ultimi giorni di Marzia fisicamente? È l'ultima volta che l'ho vista io penso che se la mettevano sulla bilancia pesava 40 kg. E io penso che è giusto che lei deve uscire di quella casa. Per questo ci siamo messi a chiamare il centro antiviolenze. Abbiamo fatto troppo tardi. Si poteva salvare. Certo, si poteva salvare.